Diciamo che gli errori al tiro che tutti vediamo, c'è da dire che anche gli altri sbagliano al tiro, perché oggi Ebner ha parato addirittura più che il loro portiere, che ha parato tanto, per cui questa è una cosa che ci dobbiamo dimenticare. Quando si arriva a tirare dai 6 metri ci stanno anche gli errori. Detto questo, oggi non era la migliore Italia in gioco veloce, e infatti su questo risultato io credo che, a parte dei contropiedi sbagliati, si sono tentati poche rimesse veloci, poche terze fasi, poca continuità di gioco. Però devo anche dire che è la seconda volta che ci capita, anche in Lettonia fu così, fuori casa. Evidentemente c'è qualcosa, dobbiamo ancora essere più tranquilli e sicuri. Inoltre, chiaramente oggi loro erano super concentrati e la nostra difesa non è stata uguale a mercoledì scorso. Nel bilancio complessivo invece del doppio confronto, che Italia porti con te? Un'Italia che deve essere consapevole di aver fatto un grandissimo passo in avanti come crescita. Poi i risultati vengono con la crescita, con il gioco, quindi con la prestazione. Non possiamo dire che la Slovenia era una nazionale, una squadra di media fascia, è stata sempre tra le prime, per cui dobbiamo essere contentissimi. Siamo venuti qua veramente con l'idea di vincere, non solamente annunciarlo. Abbiamo lavorato per questo, io ho visto i ragazzi sia nei time out che tra primo e secondo tempo, erano realmente convinti di potercela fare. Sapevamo che dovevamo rimanere attaccati perché dovevamo giocare sulla loro pressione nei minuti finali, però non ce l'abbiamo fatta, poi il divario è diventato importante. Sì, l'impressione è che, al di là adesso del valore dell'avversario nello specifico, che probabilmente è un avversario che non troviamo in fascia 3, per esempio in un sorteggio delle qualificazioni europee la troviamo sicuramente in una fascia superiore, e che l'Italia sta cambiando pian piano mentalità, di pari passo tra il gioco e la crescita del suo gioco in attacco, in difesa e di testa. Sì, come hai detto, questo è il livello delle squadre della seconda fascia, e per potersi qualificare agli europei dovremmo fare punti con queste squadre, battendo di nuovo sempre quelle che ci stanno un pelino dietro. Quindi queste partite servono anche per questa esperienza, ma devono servire più per la consapevolezza, perché quando senti di poterlo fare riesci a giocare anche meglio. Abbiamo sempre dei grandi problemi al tiro da fuori, e la partita di oggi ha detto che non possiamo fare a meno del gioco veloce, ma anche forse di tentare di più nel gioco 7 contro 6.